Proseguono le opere di recupero dell'albergo dei poveri. Stamattina, con una visita sui cantieri, sono state evidenziate le ultime tre iniziative, a cominciare dal consolidamento dei locali dall'accesso di via Tanucci, destinati ad attività di accoglienza. Entro giugno saranno terminati e saranno affiancate alle attività interne al complesso monumentale anche quelle all'aperto nel cortile come l'orto sociale, insieme con enti ed associazioni. La seconda iniziativa riguarda la manifestazione di interesse per proposte di rifunzionalizzazione dei locali da gestire in maniera congiunta con il Comune. C'è tempo fino ad aprile per presentare le proposte ed aprire confronto con gli operatori pubblici e privati che proporranno attività ed iniziative per gestire questi spazi. Infine si registra la ripresa dei lavori nei diversi lotti del complesso, dal corpo centrale al consolidamento del lotto C, ad angolo tra Piazza Carlo III e Via Tanucci, con un cronoprogramma che prevede il termine dei lavori entro l'estate. Tutta la città e non solo la città ha 90 giorni di tempo per presentare progetti, per far immediatamente vivere questa parte qua. Questo è fondamentale perché significa soprattutto far rivivere al quartiere uno dei posti più belli della nostra città e si unisce ai tanti progetti di riqualificazione che abbiamo messo in campo. Poi abbiamo cominciato a liberare da un parcheggio abusivo la zona di Via Tanucci, dove sorgerà un orto sociale. Questo è un messaggio molto forte perché anche qui di apertura al recupero del nostro territorio e della nostra terra. E poi l'inizio finalmente dei lavori non solo di messa in sicurezza ma di ricompletamento di tutta l'area di via Tanucci 9, dove deve sorgere un centro di accoglienza e di integrazione, riprendendo quello che è stato lo spirito dell'albergo dei poveri, quindi luogo per i giovani innanzitutto e luogo di solidarietà, di accoglienza e di fratellanza come la nostra città. Oggi la nostra città si preoccupa soprattutto dei più deboli, che possono essere napoletani, possono essere cittadini del mondo, quindi l'albergo dei poveri ha talmente tante ricchezze e opportunità che con oggi le mette a sistema tutte quante. E noi lanciamo adesso un appello a tutta la cittadinanza, in particolare di Piazza Carlo III, di Via Foria, di questa zona bellissima della nostra città, ma tutta la città a far vivere nel miglior modo possibile, anche con una democrazia partecipativa dal basso, questa che è uno dei posti più belli non solo di Napoli ma d'Europa, perché è la seconda struttura più grande d'Europa.